Io sempre pianto su una fossa e non ho potuto mai portare un fiore alla bambina. Sì, è stato un errore da parte, come si è detto, da un comunale che, non avendo fatto la registrazione quel giorno, quando poi è venuta un'altra bambina sepolta, hanno scavato e hanno buttato mia figlia, come è stato detto. Da chi è stato detto? È stato detto quando i carabinieri sono venuti a fare la verifica, è stato detto dagli addetti del cimitero, che poi si sono fatti dei controlli e c'è stato scritto sulle pratiche verbali. Cioè Sofia arrivò il corpo di Sofia al cimitero, sì. Però non fu segnato. Sì, il corpo della bambina è stato portato da mio marito e da un parente. In quella fossicina numero 57, mio marito ha visto proprio che hanno seppellito la bambina. Poi dopo una settimana che io sono uscita dall'ospedale, sono venuta al cimitero, che è una cosa normalissima, ho trovato un'altra signora che piangeva sul fosso. Io comunque battevo con mio marito perché dicevo impossibile, tu sicuramente ti sarai sbagliata. Andando all'ufficio comunale, lì non sapevano proprio nulla perché hanno scavato nei fascicoli e la registrazione in nome di mia figlia non esisteva proprio. Allora io cosa ho fatto? Mi sono recata dai carabinieri di Pozzuoli, che hanno fatto le indagini sia dall'ospedale al cimitero, e mia figlia lì sotto non esisteva proprio, ci stava un'altra bambina, un altro nome, e così sono passati tutti questi anni. Io da allora a oggi voglio sapere mia figlia addosso che fine ha fatto. Cioè non è che me la devo piangere a mare su un altro fosso, perché comunque la bambina è stata seppellita nel cimitero di Pozzuoli e non è che la bambina è morta chissà dove, come è stato detto. Io non posso andare a piangere sul fosso di un'altra persona, perché mia figlia è stata seppellita al cimitero di Pozzuoli e là voglio sapere che fine ha fatto questa bambina, che comunque da allora io mi tormento, penso sempre la stessa cosa, che non è giusto che ancora noi viviamo in Italia, esistono le leggi che dichiarano cose assurde, che io mi devo andare a piangere, la mia figlia è andata a parte, ma perché? Sì, è una sentenza assurda perché noi non ci possiamo proprio pensare questo fatto che è successo, questa sentenza che ci portano anche torto, questo drammatico incidente che hanno fatto, diciamo. Siamo ancora storditi questa faccenda che è successo. Vi sono state anche addebitate le spese legali, per quanto? Per che cifra? 9.000 euro, io sto ancora pensando a questo fatto pure di 9.000 euro, cioè io non lo so, sono proprio stordito di questa faccenda che è successo. Abbiamo perso una bambina e poi dobbiamo pagare pure, non lo so, cioè mia figlia io la volevo con tutte, aveva 6 mesi, era formata già la bambina. È andata viva all'ospedale, che poi andare nei carabinieri a sollecitare al cimitero e hanno visto che la registrazione non stava un'altra bambina.